Allora, buonasera a tutti. Iniziamo sicuramente qualcuno arriverà, però per giustamente rispettare chi ha rispettato gli orari, che è sempre molto importante la medicina. Allora, eccoci qua, questa diciamo è la seconda fase del primo incontro che noi abbiamo fatto. Se vi ricordate, abbiamo detto che noi avremmo difeso, rappresentato e tutelato il cittadino di Torchiano per i due aspetti dell'acqua. Uno era per quanto concerne il rimborso dell'acqua reflua e quindi chi deve portare a quale documenti si può rivolgere al dottor Auleto, che fa parte dello staff legale di Vitorchiano, che i documenti da portare sono le bollette, le fatture che vanno dal 2002 al 2008, una per anno, oppure se ce ne avete uno o due portateci quello che avete, per fare la richiesta al comune di Vitorchiano per il rimborso dell'acqua reflua. Che cos'è? È un rimborso dovuto al consumatore in quanto c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che nel 2009 ha sancito che hanno diritto a questo rimborso i cittadini che hanno pagato un servizio che non c'era, in quanto non è una tassa. Poi, dopo aver vinto questa causa, logicamente si sono inventati un'altra legge e non si può fare più, però fino al 2008 si può fare. Come ho detto l'altra volta, noi ce l'abbiamo preso i soldi per quanto concerne la fase legale e per quanto concerne il rimborso ai cittadini. Per quanto riguarda Talenti e altri comuni, la rimborseranno a partire da ottobre 2014, in quanto la Corte Costituzionale ha sancito 5 anni di tempo per pagare queste somme ai contribuenti e i 5 anni scadono a ottobre 2014. Già la Talenti e altre società che gestiscono queste le acque hanno risposto ai nostri associati e gli hanno detto che a partire da ottobre 2014 o rimborseranno forfettariamente a rate questi soldi o per compensazione delle bollette. Quindi chi ci ha portato tutta la documentazione già è stata consegnata al comune e abbiamo già presentato l'istanza. Poi il secondo punto era quello della mancata fornitura di acqua e di acqua potabile. Anche lì ci abbiamo dovuto ragionare un bel po', perché come tutte le cose vanno fatte in una certa maniera, non è che si sta a confrontarci con un privato, ci stiamo confrontando con un'amministrazione comunale, a prescindere i colori che noi interessa, a destra, a sinistra, a centro, per noi sono tutti uguali i problemi che creano ai consumatori. E siamo addivenuti con il nostro legale, l'avvocato Pietro Luzza, che poi interverrà tecnicamente su quello che stiamo facendo, che dovremo perseguire questo obiettivo per raggiungere questo risarcimento danni. È normale che come tutte le cose un po' di tempo ci vorrà, sicuramente non moltissimo, però siamo sicuri, io personalmente sono convinto di riuscire a raggiungere questi obiettivi, perché è sancito dalla legge, è un diritto del cittadino e del consumatore riuscire ad avere questo risarcimento. Come ripeto, non è che noi vogliamo ghettizzare o parlare male di amministrazioni, quindi, però siamo convinti che chi sbaglia deve pagare, in questo caso purtroppo i locali hanno sbagliato e il cittadino deve essere risarcito, qualunque esso sia. Cioè, tutti i cittadini hanno il santo diritto di essere risarciti, perché non dobbiamo dimenticare che il problema, insomma, è stato ed è ancora enorme. Il riferimento poi a quello che ci dirà l'avvocato Perruzza per altre documentazioni che abbiamo preso e ci è stata data per far sì che noi avessimo un quadro della situazione chiaro e trasparente su quello che è avvenuto e quello che ancora purtroppo ancora oggi sta avvenendo, che purtroppo per i cittadini, ma meno male per noi, rafforza quella nostra tesi di risarcimento danni nei confronti dell'amministrazione. Per quanto concerne tutta la documentazione, mi raccomando, come ripeto, io ho anche i bigliettini per avere i numeri di telefono, abbiamo chiamato tutti gli associati, le persone che si sono rivolte a noi per essere presenti stasera. Poi chi c'è, siamo tutti contenti, chi non c'è, speriamo poi di ricontattarli, per far sì che, perché altrimenti se non abbiamo la documentazione in regola verranno esclusi, pur avendo pagato magari la quota, cioè, però purtroppo funziona così, non è che non possiamo farci false per gli altri, quindi è anche un interesse di tutti riuscire a raggiungere questo obiettivo. Non è la prima volta che la volta consumatore, come ho detto già, è presente in queste istanze e raggiungiamo degli obiettivi di risarcimento danni per quanto concerne i cittadini e i consumatori. Io in questa prima fase mi fermo qua e passo la parola all'avvocato Pietro Luzza, il quale poi ci illustrerà più tecnicamente quello che stiamo facendo. E come ripeto, se qualcuno che è stato chiamato deve presentare documenti o manca documenti, si può rivolgere al dottor Auleto, che fa sempre parte di staff legale della Confconsumatori,
per far sì che oggi nel futuro per profittare anche per avere tutta la documentazione in mente. Grazie. Perché poi allo stato attuale vi è successo questo: a giugno di punto in bianco l'acqua non viene più erogata. Va bene, è un disservizio che è durato alcuni giorni, ma immediatamente dopo, e questo è avvenuto il 27 giugno del 2012, quindi il giorno dopo o i due giorni dopo il primo disservizio del 23, se non mi sbaglio, il comune dice, emette proprio un provvedimento amministrativo: a causa della scarsa piovosità dell'ultimo anno, la falda acquifera da cui attingono i nostri pozzi ha subito un abbassamento, cioè la capacità dei pozzi di erogare acqua si è abbassata, fondamentalmente il livello dell'acqua si è abbassato. I pozzi più vecchi, tecnicamente dice di una profondità inferiore, hanno subito una profondità inferiore, cioè l'acqua si è abbassata fondamentalmente, e quelli invece nuovi hanno subito un'enorme variazione ma ancora riescono ad erogare acqua. Quindi si è creata una situazione di difficoltà nell'erogazione dell'acqua, per cui dice, rammenta, perché in realtà non lo dovrebbe prevedere, un divieto reale, questo già esistente, vietava, o meglio rammentava, che sussisteva il divieto di utilizzare l'acqua potabile per innaffiare orti, giardini e raccogliere acqua in vasconi o serbatoi. Quindi dice, signori, fermatevi, non raccogliere acqua in serbatoi, ricordatevi che è vietato, perché però questo emette come primo provvedimento e lo emette il 27 giugno 2012, è l'ordinanza numero 41. Siamo al 27 giugno, una settimana dopo, l'ASL di competenza, che è quella di Viterbo, comunica al vostro comune che c'è una presenza notevole di arsenico all'interno delle acque che vengono erogate. Il 5 luglio, io guardate, voglio essere preciso, io non è che mi sono dovuto raccogliere i documenti, io vi sto dicendo quello che è successo per farvi capire se c'è o meno responsabilità del comune. Il 5 luglio l'ASL di Viterbo comunica al, la riceve il 7 luglio, comunica al comune che sono stati fatti dei campioni, sono stati analizzati dei campioni idrici sui vari pozzi e attesta una presenza di, in realtà qui non è milligrammi, ma è nanogrammi sul litro, pari a 17, 19, 18 nanogrammi a seconda dei pozzi. Ora, la legge di riferimento, non vi sto qui a fare tutti i riferimenti normativi, stabilisce che è considerata acqua potabile, quindi utilizzabile concretamente, quando ci sono 10 nanogrammi al massimo di arsenico nell'acqua. 10 sono tanti, però è legalmente erogabile il servizio a 10. Generalmente, facendo una piccola ricerca su internet, in realtà la quota di arsenico deve essere bassissima, se arriviamo a 0,0, generalmente 0,3, 0,4, 0,5. Quindi in realtà il tasso arsenico era molto alto. Non si capiva per quale motivo era successa questa cosa. Il comune, qui devo dire la verità, ricevuta il 7 luglio, il 7 luglio stesso vieta l'utilizzo. Vabbè, il 5 è la lettera, il 7 è protocollata, perché il documento l'hanno ricevuto il 7. Noi dobbiamo essere anche, io ripeto, leggo quello che c'è scritto, io mi baso solo su quello che c'è. Il 7 luglio stesso il comune di Vidocchiano, con l'ordinanza numero 42, emette una prima dell'ordinanza vera di divieto, effettiva, cioè il divieto di utilizzare l'acqua come bevanda per i bambini di età inferiore ai 3 anni, alle donne in stato di gravidanza, perché questo gli era stato chiesto immediatamente all'ASL, ha detto guarda, devi vietare immediatamente l'erogazione perché questo è previsto dalla legge, e lo fa. Questo avviene il 7 luglio, di fatto voi l'acqua veniva, non c'era un divieto assoluto di utilizzo dell'acqua, ma c'era un divieto circoscritto, per cui era circoscritto alle donne in gravidanza, non doveva essere, non doveva essere utilizzata per cucinare cibi per bambini di età inferiore ai 3 anni. Voi capite che già questo è un divieto assoluto, perché penso che almeno il 40-50% di persone potrà avere dei bambini nel tuo caso. Questo è il 7 luglio. Il 31 luglio scopriamo che sempre l'ASL di Viterbo emette una nuova comunicazione al comune in cui ci
enuncia una serie di eventi che sono avvenuti nel mese di luglio. Primo, l'11 luglio 2012 l'ASL afferma di aver fatto altre analisi su campioni idrici. Il 18 luglio, afferma sempre l'ASL, sostiene che il 18 luglio sulla base di queste analisi, queste prime analisi, i parametri di arsenico si sono abbassati. Quindi fortunatamente è stato un momento. Però ecco, e qui io mi sono un attimo fermato perché ho detto, ma come mai a un certo punto l'arsenico ha uno schizza così in alto e poi ritorna, ed è vero questo perché l'ASL non sbaglia da questo punto di vista, ritorna secondo i parametri. E questo non si capiva, non si riusciva a capire per quale motivo c'era stato questo sbalzo dei tassi di arsenico. Dopodiché, sempre nella stessa comunicazione, parlo di una comunicazione del 31 luglio, afferma l'ASL che il 20 luglio erano stati fatti degli accessi presso i pozzi e afferma di aver verificato la sussistenza di due nuovi pozzi denominati, io qui non li conosco, non so esattamente, Bachico 2 e Spinaceto 2. Questi due nuovi pozzi sono stati costituiti e sono stati realizzati, da quello che mi dice l'ASL, a ridosso vicino al pozzo che era originariamente denominato Bachico, che è dismesso, evidentemente era uno di quei pozzi che non riuscivano più a fornire acqua, e l'altro pozzo è Spinaceto, anche questo attualmente dismesso. Da quello che io leggo qui posso dedurre, perché non ho la certezza matematica di che siano stati realizzati due pozzi, a me non me l'ha detto, non c'è scritto da nessuna parte, sembra che siano stati fatti due pozzi nuovi. Posso presumere, ma è una presunzione, in virtù del fatto che questi pozzi vecchi non riuscivano più a servire acqua, quindi era necessario realizzare altri due nuovi pozzi che potessero attingere dalle falde acquifere. Immediatamente l'ASL dice, preso atto dell'accesso che abbiamo fatto, considerato quindi un decreto ministeriale che poi è quello del 1991, e considerato che l'uso delle acque destinate al consumo umano è subordinato alla preliminare acquisizione del giudizio di qualità e di idoneità all'uso di competenza, cioè il cosiddetto, diciamo, barbaramente chiamato giudizio di potabilità, in realtà questa è la dicitura esatta, rappresentava al Comune il 31 luglio di modificare la prima ordinanza che vietava l'uso di acqua solo a determinati soggetti, ma di estenderla tecnicamente a tutta la popolazione. A quel punto il Comune di Torchiano emette l'ordinanza che attualmente è in vigore, che è l'ordinanza numero 47, e afferma: premesso che c'è stata un'ampia istruttoria degli uffici comunali e c'è stata una corrispondenza da parte dell'ASL, quella che io vi ho indicato, atteso che la verifica ha consentito di accertare il mancato perfezionamento alla data odierna dell'iter amministrativo per l'acquisizione del giudizio preliminare di idoneità e qualità, quella che vi dicevo barbaramente nominiamo giudizio di potabilità, giudizio preliminare di potabilità, viene in via reiterativa a tutta la popolazione l'uso potabile delle acque provenienti dalla vendita. Questa è un'ordinanza attualmente. Voi attualmente, se utilizzate l'acqua, lo fate evidentemente in spregio ad un divieto che è stato emesso dall'ordinanza del Comune. Allora, quindi abbiamo visto un po' l'espulso tecnico che a volte magari ci lascia i rubanti, però stiamo andando avanti per la via giusta. Il discorso in sintesi di quello che si è detto è che dopo il danno ricevuto, la non fornitura dell'acqua, c'è anche la beffa, cioè che la nuova fornitura è di acqua non potabile. Quindi noi come associazione stiamo valutando anche qui altre azioni, perché e noi riteniamo che la bolletta non dovrebbe essere pagata, giustamente illegale. A notare che se devo dare un giudizio serio e legale, per me in questa fase sì, per noi dell'associazione no. E che cosa vuol dire? No. È il più belligerante, nel senso che e per dire no, non è che diciamo di non pagare tutte le bollette, ci mancherebbe, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che guarda caso abbiamo scoperto che io penso che la quarta fascia del paese di Torchiano in Italia non c'è stato 4 euro e qualche cosa. Cioè, quindi anche qui stiamo scoprendo delle congruenze dal punto di vista di pagamento, cioè del costo dell'acqua, cioè non è potabile, poi in più ci sono delle fasce che
escono proprio ogni situazione, perché anche loro fanno parte della talete e quindi comunque devono rispecchiare i costi che l'Atom e GPE, che quindi hanno prendendo parte di queste, che sono magari la quarta faccia 1,57, qui 4 euro a metro cubo, pazzia, cioè non si mai volete così care. E la cosa mi lascia un po' perplesso, quindi noi, anche con il dottor Apoletto che ci segue poi dal punto di vista della Comuni Consumatori, altre specifiche su queste cose, vorremmo sempre poi confortarli dall'avvocato Ruzza, provare eventualmente a non far pagare una bolletta, non so, magari qualcuno dei consiglieri, per far sì che si possa fare un ricorso al giudice di pace, perché se è vero come è vero, che c'è stata negata l'acqua, non è che è stato un gioco scherzo, io penso che poi il tempo passa ma non ci siamo dimenticati. Poi per me il problema non è dell'amministrazione in quanto politica, è di chi gestisce l'acqua. Tu non puoi lasciare il paese senza acqua, adducendo che sei steccato, come mi fai? Ma a me non mi interessa, è un tuo problema. Il mio problema è rispettare i pagamenti. Il tuo problema è fornirmi l'acqua, me l'hai fornita? No, e devi pagare. Poi giustamente c'è tutto questo sbuto di situazioni, ma giustamente come ha detto l'avvocato vanno a rafforzare, perché se no noi più partiamo blindati con documentazione alla mano della non capacità tecnico amministrativa di poter gestire questa cosa, e più abbiamo opportunità di far breccia delle decisioni che vengono fuori giudici. Questo è fondamentale. Poi per quanto concerne anche la bolletta dell'acqua, c'è secondo noi un'anomalia che anche nel conteggio che loro fanno, perché magari ci sono dei conteggi particolari, io ho capito, ma uno più uno fa due, non può fare quattro, invece non so più a spiegare, nei conteggi di queste bollette c'è qualche cosa che non ci quadra, e anche in questo caso vorremmo presentare sempre il ricorso a giudice di pace, perché il ricorso che sta portando avanti l'avvocato Pietro Ruzza, più organizzato, più importante e più mirato, perché non pensiamo che si vinca con le amministrazioni, anche se abbiamo solo tutte le ragioni, però vogliamo andare fino in fondo con questa situazione. Primo, perché da parte non dell'amministrazione, passato in termini, c'è una strapotenza assoluta, cioè noi abbiamo scritto, abbiamo fatto, potremmo avere ragione, potremmo avere torto, ma l'educazione vuole, l'intelligenza vuole, correttezza vuole, che una risposta ci si dà, perché qui non stiamo parlando bene o male di un'amministrazione, qui stiamo parlando di dover difendere i diritti di un cittadino, di un consumatore. Noi siamo attivi, sono mentali cose che già l'ho messo in parte, dove è antipatico, non esiste proprio, quindi hanno un atteggiamento che non ci piace assolutamente. Seconda cosa, poi non possiamo che far proseguire questa beffa, perché se è vero come è vero che le documentazioni del nostro possesso ci dicono in maniera secondo me chiara, poi giustamente legale, io però, dato che logicamente poi ci affidiamo da anni allo studio Pratale, perché secondo noi è tra i più preparati in questi settori, ci dicono che non c'è la potabilità, questi pozzi ma non interessa, pozzi io anche con questa burocrazia, sì, hai permesso alla provincia, la regione, la TIF, pare che la permesso, però è che questo è sbagliato, in Italia ci sono 3.000 permessi che fa un pozzo, fa sto pozzo, fa queste analisi e dacci questa analisi, fatto sta che da come si dice questa analisi ci stanno, non c'è sta portante, quindi ancora una volta che devo pagare io? Perché qui non è proprio soltanto dell'arsenico, perché se era solo l'arsenico era ancora più difficile, invece dato che l'arsenico è una parte di quello che c'è nell'acqua, vorremmo sapere anche che cos'altro c'è, perché se l'altro alza le mani non si sa, se quell'altro non si sa che ha fatto il posto, e stanno giocando a nascondino, stiamo cercando di vaccinare, qui si sta giocando con la salute della gente. E credo che se continua di questo passo noi anche con la situazione faremo una manifestazione sotto il comune di Vittoriano, perché non possiamo far permettere a nessuno di far pagare delle bollette di qualche cosa che non esiste. E poi i problemi dell'acqua sporca, viene l'acqua dolce, è una cosa vergognosa, noi abbiamo assistito a tutto, cioè veramente credevo, ma non perché ciò vi tocchiamo, però insomma, cioè viene la gente che apro e fatto dell'acqua sporca, ma cosa fa? Cioè quindi vuol dire che cioè non c'è proprio rispetto per il cittadino, rispetto per il consumatore. Quindi le nostre altre due iniziative, oltre quella che è più importante, la primaria che sta portando avanti l'avvocato Pietro Ruzza, sarà quella di fare due ricorsi al giudice di pace, uno per la non equità secondo me del costo delle bollette, perché 4 euro da pazzia, io penso che ne so, non lo so, in Africa costa 4 euro, non c'è tanto, ma qua insomma
e poi ci sono dei punteggi che secondo me non ci sconfiggeranno tanto. E quell'altra cosa è riuscire a fare altro, un'altra cosa giù di pace, il riferimento proprio alla non potabilità dell'acqua, perché un conto è fare un ricorso per l'arsenico, che è difficilissimo, non è facile, ci sono associazioni che hanno un po' bruciato il tessuto sociale, perché non vuoi fare nome, hanno fatto un ricorso sbagliato al quale non abbiamo partecipato, e c'è stato l'esce della medaglia che danno 100 euro per contentino, però ti deve pagare tutto, non ci interessa, perché a questo punto è un semplice ricorso a cittadino per vedere se io cittadino devo pagare una valida attività di risarcimento, una bolletta dove, a differenza delle altre bollette dove c'è l'arsenico, dove comunque il sindaco emette una cosa che non si può bere perché c'è l'arsenico, quindi mettiamo le fontanelle, eccetera, eccetera, eccetera. Da questa parte c'è niente. Quindi io che contratto ho con il comune? Ho il contratto, ho pozzo A, pozzo B o pozzo C? Quando vado a comprare l'acqua, io non è che la vado a comprare perché ho piacere a comprare l'acqua, a spendere, a buttare i soldi, poi ci stanno sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno. Ma voglio sapere che tipo di acqua, perché questa bolletta a che cosa è riferita? A quale acqua è riferita? Perché non c'è un riferimento certo da dove arriva quest'acqua. Perché poi in sintesi questa è la realtà. Quindi, cioè, quindi sono altri due metodi che noi stiamo ragionando e portando avanti per fare questi due ricorsi. Uno per il caro bolletta, che sono delle facce da paura, come ripeto, e l'altra perché vorremmo sapere da giudice, una cosa veloce questa, in modo che io discorso è questo, al di là del discorso strettamente amministrativo, noi comunque dobbiamo portare a casa dei risultati. Questo è. Boh, come vi ripeto, da una parte lo Stato legale sta lavorando per portare a casa un risultato importante, che non è soltanto il risarcimento dei cittadini, ma la chiara e trasparente capacità gestionale di questo servizio da parte dell'amministrazione. È concomitante questa cosa, cioè il risarcimento indica che cosa, che chi ha gestito questa cosa è stato fallimentare, appunto. E poi il padre è venuto che vuole. Un'altra cosa, non si capisce per quale motivo abbiamo il gasificatore che da ottobre a maggio ha erogato acqua, come diceva lei, 0,25, 1, massimo 2, naturali. Sì, c'è stato un picco. Adesso siamo a 10. No, ma siamo a 10, non lo so. Sì. 10 a luglio il picco è stato 10. 10 non è 10. 10 è il limite massimo. Ci sono state altre indagini da parte dell'ASL che hanno stesso. E l'ASL in questo ottobre 10. Ottobre 10, almeno 10. Cioè, allora, punta caso proprio lì. Il sindaco, esatto, poi nelle zone, pallone, pallone, eccetera. Allora, il sindaco dice, siamo nel, fa il comunione e dice, siamo nei limiti. Ed è vero. Vabbè, per il limite massimo. Il problema è un altro. Per quale motivo da ottobre 2011, in funzione del diversificatore, noi portiamo l'arsenico a 0,25 e ora da giugno, da casualmente, quando sono intervenuti nei pozzi, l'arsenico sta a 10. Ma perché non funziona il gasificatore? È un altro problema ancora. Poi noi però come associazione, io ve l'ho detto per vincere quella causa nei confronti della rete, siamo stati gli unici da, cioè abbiamo messo 3 anni, che non è questo il caso, non è questo, però siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Ecco, in questo caso qui i problemi purtroppo sono tanti, come in qualsiasi amministrazione. Poi per altro qui purtroppo c'è questa situazione, perché se parliamo del gasificatore bisogna vedere, perché se parla dei soldi, l'Italia purtroppo sta vivendo un periodo molto molto triste con queste cose. Quindi io voglio dire che per assicurare la nostra società, allora, le azioni che stiamo portando avanti stanno secondo me a buon punto, quindi manca ancora qualche documentazione in rete per portare di fronte al giudice la nostra richiesta di risarcimento in base a partendo da giugno, arrivando a giorno. E questa è una strada. Poi, per quanto concerne il discorso del caro bolletta, e che ancora ad oggi non c'è l'acqua potabile, perché un conto, come ho detto prima, c'è l'arsenico, c'è la fontanella, è una cosa, ma l'acqua che non è potabile perché manca l'ABC della potabilità è un altro discorso. Anche il sindaco chiama una visquiglia, sì, però il sindaco, come gli altri, verranno poi di fronte al giudice quando saranno chiamati a rispondere di quello che noi chiediamo, perché queste sono le tre cose che noi stiamo portando avanti. Poi ci manca, perché sennò qui Massimo, pur avendo voi ragione, ci mancherebbe. Però entriamo in un campo che potrebbe essere anche minato, no? Nel senso che sono altri problemi. A me, se non funziona il gasificatore, mi interessa, ci mancherebbe, però fino a un certo punto, a me mi interessa che il cittadino paghi l'acqua in maniera equa e che sia un'acqua
che per il prezzo di rimago siamo tanti, con i 4,14 posso cucinare, posso invece, non so se ne andrà, quindi sicura, perché il problema del terzo è uno dei tanti problemi, perché c'è il boro, ci sono altre cose che fanno il peggio dell'arsenico. Quindi il problema è che soltanto uno, io pago una bolletta e il comune mi dice che non è potabile l'acqua, attenti, che non è che c'è l'arsenico, come hanno fatto il 90% del comune a bruciare il tempo, quindi si sono aumentate spontaneamente, il problema non è potabile, quindi di fatto ammette la chiusura contrattuale con il consumatore, perché io non ti posso far pagare la bolletta, perché se io asserisco che non è potabile, ma non perché c'è l'arsenico, attenti, perché non è potabile, è un'altra cosa. Sì, ho capito, però poi noi dobbiamo andare in questo tipo di aspetto, perché altrimenti ci incartiamo, perché parliamo di cose, guarda, ci incartiamo, invece dobbiamo avere tre situazioni certe. Una, riconoscimento da parte di luce che comunque c'è stata carenza di gestione dell'acqua nei confronti dei cittadini, e questo è dato politico per noi, partito per qualcun altro, tecnico per qualcun altro, dobbiamo raggiungere un obiettivo di risarcimento danni. E chi paga ha sbagliato. E poi dell'errore ognuno fa proprio l'uso che vuole, punto. E questo secondo me con l'avvocatura riusciamo a raggiungere, perché è un avvocato migliore, è un avvocato vicino, è come sta quello che deve fare. Da parte nostra siamo sicuri che due ricorsi bisogna farli comunque per il caro bolletta che potrebbe. Loro, forse col parlare di la guacciata, loro ci saremo poi. Ovviamente tutto o vassino, ma c'è che rimane qualche peso. Perché a sto punto voglio dire, ma me la pagata come loro. Ma l'acqua era più pulita. Scusami. L'acqua era più pulita. Ultimamente? Con loro. Ah, va bene. E quest'altra cosa ti aggiunge, mi piace dire, ho dato la chiesta a bolletta, c'è perché c'è l'arsenico? No, l'arsenico sta a posto, non è potabile. Allora, e qualcuno ci dica, sì, la devi pagare e devi dire perché a questo punto? Perché di fatto c'è una rottura contrattuale. C'è una rottura contrattuale di fatto. Perché io non posso far pagare una bolletta che non è acqua potabile. C'è il borio, perfetto, allora ti metto il disindicatore per il borio, dove vai la bolletta? Perché il TAR ha detto questo a un'associazione di consumatori che ha fatto un ricorso che secondo me è stato sbagliatissimo, promettendo centinaia e sbaglia. Il TAR ha detto va bene, il ministero della sanità da 50 euro, il ministero della salute da 50 euro, però da 50 euro paga sempre la bolletta, al serio o non al serio? Quindi è pericoloso, pericoloso. È molto fare le cose, io oggi vi dico, invece noi pagate la bolletta, occhio, tanto il comune tutti i giorni c'ha le nostre istanze, tanto gli presentiamo tutte le istanze, risarcimento, l'abbiamo già fatto, tanto andiamo avanti con queste azioni, portiamo avanti questi altri due aspetti se siamo d'accordo, perché riusciamo a portarli avanti, poi vediamo, però queste sono cose a breve, non è che ci vuole tantissimo a farlo, però mi fermerei perché se perché non funziona, chi è che so perché non funziona? Non lo so, che faccio il tuttologo, quindi non posso mettere io, causa forse maggiori esterità della nostra situazione, devo dire le cose che posso fare alla gente, agli associati, quel che posso fare, che ne so, certo, io mi rendo conto 400 euro hanno la quota lunga, io che arrivano la quota lunga, magari che ne so, Massimo, però poi non voglio attentarmi quello che non è mia competenza. La riserva del 10% per me va bene, va benissimo, a me non mi interessa questa rozione, a me va bene, perché a differenza di tanti altri comuni, attento bene, che ci vanno scritto, però appunto, dicendo alcune cose, sarà al 20, al 19, al 50, quindi voi state primi. Io vorrei capire però, quando è uscito un articolo sul giornale che era tutto regolare, oggi non è potabile, tu mi hai scritto un mese fa, abbiamo fatto le analisi alla società Pincopalla, mazza che acqua, la Padanelli, prima terza. Prima volta, se potete essere acqua da con quello che ha scritto sul giornale, no? Oggi quando scrive è potabile, che gioco sta maggiorando? Ah, che gioco stiamo maggiorando? Io voglio una serietà di confronto, la nostra organizzazione, dato che serve per prendere problemi per gente in maniera seria, vuole un confronto serio, non si può stare a giocare acqua. E quindi ci vuole un giudice che legge e ci dica questa cosa. Quindi sul giornale c'è scritto questo, quindi per dire che non si può giocare con la salute delle persone, con la salute della gente, con tutti i mesi e tutti i giorni. E qui c'è anche questo maledetto problema di pagare l'acqua a 4 euro al metro cubo. Mamma mia ragazzi, da io l'ho letta la paura. Cioè è una cosa pericolosa. Si vuole anche la scuola. E poi la parola. Manda la lettera con la richiesta potabilità, gli dicono mandami la documentazione. Sì, però noi abbiamo bisogno di sentenze, capito? Io sono d'accordo, no. Perché poi se parliamo e l'acqua non risolviamo. Noi abbiamo bisogno di sentenze, quindi questa la stiamo portando avanti, siamo al 70%. Basta due documenti e la portiamo avanti.
Quest'altra settimana prossima ci organizziamo per presentare subito questo ricorso, lo scriviamo sui giornali e lo manderemo all'amministrazione, perché l'amministrazione non collabora, non ci risponde, noi con gli altri li facciamo, li stiamo presentando. E questo mi dispiace, no? Perché al di là del torto della ragione dell'amministrazione o nostra, ci mancherebbe, però insomma, voglio dire, stiamo a parlare della salute della gente, non è che stiamo a parlare dei sintetici secchi, stiamo a parlare che se tu magari c'è qualche elemento nocivo per la salute della gente e il resto esce fuori per 2 o 3 anni, e chi c'è se ci sono? Quindi da oggi noi vogliamo cementare questa cosa. Cementare da subito che c'è una situazione molto anomala, e comunque oltre il danno basta queste beffe, cioè basta come una bolletta e tu mi dici che l'acqua è potabile, ma non perché c'è l'arsenico, perché non è potabile, è un'altra cosa. È in giro di non è potabile, non è capito, però voglio dire, no, è un'altra cosa, cantava la vita, andò. Oh, io vi dico che prima di andare via, gentilmente, chi non ha ritirato la tessera, è stato tutto là e mi sarà data la tessera dell'associazione, quella per la quale si è segnati. Che poi se ci sono altre domande siamo qua a disposizione, però io penso di essere stato abbastanza chiaro su queste cose, quindi noi portiamo anche queste 3 cose e quindi poi quello che succederà domani non si sa, però noi siamo sicuri che portando anche queste stanze il risultato lo portiamo a casa.